Passeggiata alla fontana. Posto magico. Il rumore dell'acqua è sempre bello. Rasserena. Dà sicurezza. L'acqua c'è e le piante ne gioiscono. Tarassaco, bratoline, persino il trescione, vuol dire che è acqua molto pulita, ranuncoli, l'edera che copre l'icopodio, tutte piante che hanno bisogno di acqua. La rogia scende e si ricongiunge al Trevi poco più avanti. Questo è tutto sanguinetto. Non c'è molto, soprattutto non c'è gente. In altri momenti avremmo tutto spezzato dai rumori delle moto e delle auto. Ora possiamo godere di questo silenzio, del vento, di questo meraviglioso sole. Qualche cane. Forse più cani e gatti che persone. Un cielo limpidissimo, un sole meraviglioso, proprio l'inizio della primavera che trionfa, i meli in fiore e tutto silenzio intorno, qualche cane, il fiume laggiù che non smette di lamentarsi per il suo scorrere continuo. Qui la natura si sta riprendendo i suoi spazi. Quest'anno, questa Pasqua insolita, ci lascia il tempo di riflettere su quanto non volevamo mai guardare. Quali viaggi all'estero? Che bisogno c'è di andare lontano? Qui abbiamo tutto. Un panorama stupendo. La natura incontaminata. Erbe spontanee di ogni genere. Dissuasori per gli uccelli. Ti fanno allegria. Avrei voluto poter organizzare una passeggiata per raccontarvi qualcosa sulle erbe spontanee che abbiamo qua. Dovremmo rimandarla, ma credo che prima o poi ci riusciremo. Intanto ci si può veramente dilettare guardando tutti questi alberi fioriti.
e questi spazi che sembrerebbero dimenticati, ma li abbiamo qui a portata di mano. Bisognerebbe imparare a riconoscerli. Sanguinetto è una continua sorpresa. Sanguinetto è una frazione di Corti Brugnatella, forse una delle poche che quest'anno ha avuto un incremento della popolazione, però è comunque una frazione praticamente abbandonata ormai. Siamo in pochi e amiamo stare in pochi. Tutto sommato. Il paesaggio è incantevole, ci sono luoghi veramente unici. E per riallacciarmi a quello che era stato fatto l'anno scorso, il 17 di agosto, sul riconoscimento delle erbe spontanee, adesso che si doveva fare la passeggiata ed era stato individuato un luogo, con Andrea Bernardi e Silvia Lupi, e purtroppo salterà, per cui con questo video conterei di farvi vedere qualcosa, poco, ma per esempio farvi vedere quante erbe ci sono intorno a noi.